Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Oggi vi ripropongo nuovamente una pizza d'estate. Stavolta gli cambiamo la base. Anziché farla con la crema pasticcera, la facciamo con una base di Nutella. Va bene, poi andiamo ad aggiungere degli altri ingredienti. Camera in avanti, facciamo vedere gli ingredienti di questa pizza. E allora abbiamo Nutella, banane già tagliate precedentemente, fragole, granella di nocciola e dello zucchero a pelo. Andiamo a stendere il nostro impasto. Ci prepariamo alla stesura del nostro impasto, un impasto fatto con una farina forte W0, W3 e 40. Non allarghiamo tanto, visto che è una pizza dessert, facciamo leggermente più piccoletta in maniera tale da renderla più spessa. Facciamo qualche buchetto in maniera tale che non si gonfi l'impasto. Questa pizza è deliziosa perché, come nel video precedente, andiamo ad abbinare il dolce e il salato, ed è fantastico perché possiamo anche mangiarla dopo un pasto qualsiasi. Andiamo ad infornare nel nostro forno a legna. Vai camera, vieni a prendere. Aspettiamo qualche minutino della cottura e poi andiamo a guarnirla. Ecco ragazzi, cottura ultimata. Come detto anche nel video precedente, consiglio di far freddare la pizza per un 10-15 minuti, visto che la pizza d'estate la mangiamo fresca. Scorsi 10-15 minuti andiamo a farcirla. Iniziamo dalla base, Nutella, come abbiamo detto. Andiamo piano piano ad aprire la Nutella fino ad arrivare quasi al bordo. Mettiamo un altro po'. Ecco, una volta arrivati quasi al bordino possiamo anche fermarci. Andiamo. Ecco qui. E andiamo ad iniziare con la frutta. Partiamo dalle banane. Le prepariamo precedentemente, ci ritagliamo con calma e poi le sistemiamo a nostro piacimento. Questa è una pizza che potete fare tranquillamente a casa, con ingredienti semplici, come vedete. Un impasto per pizza semplicissimo, variando più zero. E andate a creare qualcosa di spizioso. Va bene, passiamo alle fragole. E allora andiamo a concludere, mettiamo la nostra fragolina al centro, aggiungiamo un po' di zucchero a velo, granella di nocciole, ecco fatto ragazzi, semplice semplice, un'altra pizza dessert abbiamo proposto, meravigliosa, stupenda. Se vi è piaciuto il video, cliccate un bel like, iscrivetevi al canale
per le prossime ricette. Ciao!